Arriva con noi in nostra compagnia dopo la serata dell'ultimo dell'anno, a grande richiesta ritorna il mago Smith, che si sta preparando con il suo trabiccolo. Eccolo qui, mago, perché mamma mia, povera Miss, questa sera cadi male, perché guarda che attrezzatura che ha il mago. Benvenuto mago, buonasera. No, sta bravo. Ho presentato il mago. Cosa vuoi tu? Cosa vuoi? Pino, cosa vuoi tu? Cosa fai qua? Devo prendere una ragazza a tagliarla in metà. Abbiamo la velina, abbiamo l'assistente, abbiamo la Miss, tu puoi anche andare. Ma che bella. No, ma lui sai che Sonia, di non posso conoscere la mamma. No, neanche la zia, neanche la nonna. Stai bravo, stai lì. Aspetta, Pino. Ma mago, devi avere pazienza, ma noi dobbiamo preparare questa attrezzatura. Hai bisogno qui, davvero della diretta. Hai bisogno davvero della Miss? Ma no, ma Pino ha già trovato. No, io c'ho una ragazza che ha trovato una cavia, però lei può fare l'assistente per incoraggiare. Ma spiego. Ho trovato una ragazza qua perché per fare questo gioco deve essere un po' piatta. Ah, ho capito, l'hai trovata? Sì. L'ho trovata. È lo specialista, trovata. Capisci? Guarda, vado a prenderla. Allora, io vuoi rimanere? Ti fidi? Sì. Rimani come assistente? Io sì. Che sono più vecchia di te, più esperta, me ne vado. Va bene. Per non rischiare. Il mago allora, Smith! Aspettiamo Pino, grazie amici da casa che seguite le rubriche di magia, grazie ai nostri amici che sono qui intervenuti questa sera a Ballando le Cupole e tenteremo, io e Pino, un esperimento particolare molto molto pericoloso, fortunatamente non per noi. Cosa fai Pino? Pino è stato recentemente a fare un corso speciale da infermiere, provvederà a somministrare una piccola anestesia alla cavia, in questo caso questa graziosa signorina, come si chiama? Ciao Elisa, possiamo presentare? No, non devi togliere niente, stai tranquillo. Adesso ti chiedo una cosa, il tuo nome? Elisa, sempre Elisa. Elisa, dovrai siediti qua, poi ti spiego, così ti rilassi un pochettino, siediti tranquillamente in quella posizione, perfetto. E ti chiedo, siccome dobbiamo somministrarti una piccolissima anestesia, sì. Allora possiamo farla con quelle cose moderne, che vedi, training autogeno per esempio, no, oppure poi quella tradizionale che è più istantanea e lui è specializzato in quello, sì. Se preferisci il training autogeno, la regia manda in onda un brevissimo stacco musicale, tu ascolti, ti rilassi e dovrai adagiarti piano piano su questo tavolo. Training autonomo. Dobbiamo chiamare il signor Mondino. Ah, no, ho capito. Ma lui sta lavorando, allora impegnato. Allora fallo tu, allora aspetta un momentino. Facciamo vedere i nostri amici da casa. Ma come bella lei. Cosa qua. Grazie. Pieghiamo bene questo attrezzo e vediamo. Se la posso, prende finché una patella che la si è bella. Allora, la nostra Elisa dovrà adagiarsi qui su questo tavolo. Sì, io lì tengo così. Il vestito che non muova. Rilassata così, perfetto. Lo tiro perfetto. Giù di modo che stia perfetto, tranquilla, perfetto. Che non si vede così. Niente. Non c'è nessun problema. Chiudiamo la nostra. Chiudiamola. Adesso possiamo, che è chiusa e praticamente non può più scappare. Mi vuoi bene, sì. Mettiamo patella questo sotto la capoccia che può sempre essere. Ecco, appoggiati pure così. Sì. È meno rigido e anche meno doloroso. Sai che non vorrei che le tette imbarazzassi. No, devi stare molto rilassata perché noi tenteremo un esperimento per la seconda volta in esclusiva internazionale. La prima volta non è riuscito. No, l'abbiamo fatto sì. A Beaulieu. Non diciamo come è finito perché sennò la signorina scappa via. Hai è morta. No, non è vero niente. Facciamo vedere questo piccolo attrezzo che servirà per... Quella è una sega. No. Anche perché... La corrente elettrica mi devono dare, se no... Devi te la corrente elettrica, altrimenti qua, la sega... Vediamo un po'. Aspetta. C'è. Come c'è? Aspetta un momento. Bon, è pronta? Tocca un po'. C'è. Praticamente è una sega elettrica. Funziona perfettamente. Noi osservate attentamente la dimensione della nostra sega che deve attraversare lo spazio, gli spazi intermolecolari che compongono questo stupendo corpo di Elisa. Elisa, sei pronta? Aspetta che non abbatte la sua testa, Canderman. Sei pronta? Elisa, ferma, chiudi gli occhi. L'anestesia l'hai fatta? Sì. Ok, andiamo. Piano, Pino. Ai. Mago, io questo pezzo qua lo prendo io, Questo pezzo qua lo prendo io. Fermi Elisa, saluta con una mano, saluta i nostri amici da casa, fantastico. Elisa, saluta anche con l'altra mano, muovi un piede, le connessioni ci sono, muovi l'altro piede,
fantastico, fantastico. Signori, non è tutto. Come non è tutto? La cosa più importante è adesso Elisa si dovrà alzare e dopo, quando ci sarà l'orchestra, Roberto Carosso dovrà ballare. Però mi raccomando, non agitarti troppo perché i pezzi sono ancora un pochettino, sai, disassati e potrebbe succedere qualche incidente di percorso. Andiamo mi scusi signor. Piano piano, io direi, facciamo un grandissimo applauso per Elisa. Sicuramente Elisa che si è prestata. Complimenti. Elisa sei stata grande, bravissima. Complimenti. Ti ha messo a repentaglio questo bellissimo corpo e grazie anche all'anestesista. No, io volevo soltanto dire fantastico. Che io credevo di andare a casa con metà di lei, invece vado a casa con tutta, un'acca con tutta. E sarà motivo della prossima puntata, perché innesteremo un pezzo di una partner su un'altra. Grazie anche alla nostra Miss Valle d'Aosta, grazie a voi amici da casa che seguite le rubriche di magia, grazie alla direzione, a Telecupole per avermi ospitato, alla prossima occasione. Ciao, buon proseguimento.